C'è stato un episodio quest'anno che a me ha molto colpito, non so se qualcuno l'ha sentito, il caso delle, delle autoscuola. Ah, questa, questa primavera è uscita una sentenza della Corte di Giustizia europea che sosteneva in maniera lapidaria che le prestazioni di autoscuola devono essere soggette ad IVA. Sono sempre state considerate esenti pacificamente, invece questa sentenza dice no, ci siamo sbagliati, d'ora in poi IVA. Allora, il nostro fisco è sempre molto lento a recepire le sentenze europee a meno che non sia di convenienza recepirle immediatamente. A inizio settembre è uscita una risoluzione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate che diceva "Prendiamo atto di quella eh, sentenza" e quindi cortesemente cari contribuenti, d'ora in poi applichiamo l'IVA su tutte le prestazioni, ma Visto che questa sentenza ha valore retroattivo di interpretazione della legge, cortesemente, care autoscuole facciamo un bel ravvedimento operoso sugli ultimi quattro anni e versiamo l'IVA che non abbiamo applicato ai clienti negli ultimi quattro anni di scuole di guida. Punto. Cioè capite che una cosa del genere la può scrivere solo un funzionario che non ha la più pallida idea di cosa vuol dire fare impresa. E non abbia neanche idea delle regole di convivenza civile, di, di, delle regole del diritto tributario. Perché, se un'autoscuola pacificamente era chiaro che doveva eh, non, a, non mettere l'IVA sulle prestazioni, scritto anche in circolazione dell'Agenzia delle Entrate, alle quali si è adeguata, non gli puoi dire perché esce una sentenza, vale quattro anni indietro, perché vale un principio del, del legittimo affidamento. No, del, del contribuente, e invece è uscita questa risoluzione. Panico ovviamente nel settore, e poi cosa è successo? Come succede sempre, il legislatore ha messo mano alla cosa ed è uscito un decreto alla fine di ottobre che ha sistemato la situazione dicendo: No, no, ma va tutto bene il passato, vale dal primo gennaio del 2020. Però è arrivato il legislatore, e dopo due mesi ci ha messo una pezza, e nel frattempo l'Agenzia delle Entrate ci ha provato. E, e quindi questo è un, un altro elemento che fa pensare, ma signori, ma che tipo di rapporto di reciproca correttezza vogliamo instaurare?